Siamo pronti. Ore 10:00. Il mondo non è ancora finito. Peppo Tink. Allora, qua così stuc. Guardate qua lo sfondo che c'è, ragazzi. L'ho attivato. È lo sfondo che mi hanno dato con la Collector's Edition. Penso che si potesse avere anche tramite la Deluxe Edition, la Special, non necessariamente la Collector. Però ci stava anche nella Collector. E praticamente comincia così, con Ellie, come vedete. Questa qua adesso diventerà Ellie. E poi c'è Joel, c'è Abby, c'è secondo me poi un altro disegno di Ellie di nuovo, che sembra un po' diversa, non lo so. E basta, mi pare, ricomincio da capo. Però è molto carino. C'hai ragione, Checco. Bello il green screen di oggi. Comunque, io sono carico, sono emozionato. Ho scoperto effettivamente che hanno messo la colonna sonora di The Last of Us su Spotify. Infatti questa notte me la sono pompata. A che punto sono arrivato? Allora, facciamo un veloce recapino. Con Ellie siamo partiti da Jackson. Abbiamo trovato alla ricerca di Tommy, il fratello di Joel. E poi abbiamo scoperto che Dina è incinta. Quindi abbiamo lasciato Dina in un luogo, ok? Alla quale poi si è aggiunto anche Jesse. Adesso siamo partiti con Jesse per andare all'acquario, dove in teoria dovrebbe essere nascosta Abby, la cattiva per ora. Però che succede? Mentre andiamo verso l'acquario scopriamo dove si trova Tommy, che era il nostro obiettivo originale più o meno. E di conseguenza ci separiamo. E noi ora siamo rimasti che Jesse ed Ellie si sono separati per due strade diverse. Jesse è andato verso Tommy, noi andiamo verso Abby. E vediamo un po' che succede. Runic, grazie mille per il sub, bentornato nella flotta spaziale per il 16° mese. In questo momento avrei proprio voluto che ci fosse il coso dell'alert che leggesse che leggeva i messaggi delle sub. Sarebbe stato spoiler di nudo. Comunque, bentornato nella flotta spaziale. Detto ciò, io direi di volare. Ci appropinquiamo. Sei felicissimo, lo so, ogni giorno. Ci appropinquiamo. Davvero, però? Allora, io direi che siamo pronti. Tra l'altro ho scoperto una cosa. Che qui, ragazzi, Nelle opzioni, però non so dove. Extra. No. Storia. Qua. No. Capitoli. Az, si può quindi andare a giocare per capitoli se uno volesse. Quindi il platino è molto più semplice di quel che sembra. Perché ho scoperto che alcune cose non le ho fatte.
Pepo Tink. Ok, comunque, ci lanciamo nell'avventura. Ci lanciamo nella golosa avventura. Stuck, le solite farfalline lì che ci fanno compagnia. C'hai ragione, ma porco il peluche. Scusa, Emma. Ok, ciao, Emma. Sono curioso. Allora, dobbiamo andare quindi a questo acquario. E siamo da soli con la barchetta. Quindi ora dobbiamo un attimino esplorare in giro la zona dove eravamo rimasti ieri. E boh, vediamo un pochettino cosa ci sta. Oggi il caricamento ci sta a mettere un po' di più del solito, vero? Oh, Glenn. Cioè. Che ce devo fare? Non era una cosa volontaria, diciamo, una situazione particolare. Nessuno mi segue. Nessuno ti segue. Nulla. Perfetto. Dov'è la ruota panoramica? La ruota panoramica. Io non la vedo, però. Si guidava così. Ok. Possiamo andare o lì dentro, ma se andiamo lì dentro, oltrepassando questo cancello, non torniamo più indietro. Invece, prima di andare dentro, vorrei vedere se c'è qualcosa da lootare. Ma non mi pare. Anche se. Non è che qui si sale? No. Ok, no, non si sale. Non si sale. Allora, risaliamo sopra. Si va. Ma. Si va di qua. Che andiamo al punto dove eravamo arrivati, dove avevamo attraccato ieri, se vi ricordate. Eravamo arrivati tipo qua a sinistra. A sinistra di questo. Azz. Ecco lì. Lì eravamo arrivati. Ok. Perché secondo me qui c'è solo del loot. Kamigawa, bentornato nella flotta spaziale per il sesto mese, grazie mille. In realtà la pioggia si sente tantissimo, vero? Veramente tanto mi sa oggi. Oh. Buoni. Buonissimo. Facciamo un veloce controllo delle cose. Allora, direi di andarci a creare qui. Andiamo a creare le frecce. Vabbè, abbiamo modificato il macete. Ci posso sta. Ci posso sta. Oggi l'audio è più forte di ieri. No, non è che è più forte di ieri. Cioè, se volete ve lo abbasso, eh. Però non credo che sia più forte di ieri, semplicemente perché ora è proprio una pioggia forte, 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 fatta apposta per quello. Pronti per questa maratona, Faz Pollice. Allora. Quindi. Ok, qua siamo a posto. Direi di caricare l'armetta. Carichiamo questa. Ottimo. Il fucile, carica il fucile. E poi partiamo alla riscossa. Riscossa. Quante ore sto di gioco? 14 e qualcosa. 14. Ieri avevo detto 16, ma invece poi quando ho salvato, finita la streaming, mi sono reso conto che c'era scritto 14 e non 16. Ottimo. Quindi tocca andare di là. Andiamo di qua. Ma tu Zaza l'hai finito? Giulio! Ho ricevuto un emote! Au! Grazie! Ho ricevuto il Pride Dragon! Questo è il Pride Dragon? Disgustoso! Giulio, grazie mille per il resub. Bentornato nella flotta spaziale per il sedicesimo mese. Giulio, livello 1. Giacomino non concorda. Roma sul prato verde vola. Roma, tu non sarai mai sola. Vola una lupa nel cielo. Più in alto sempre volerà. Insieme a te, lupacchiotto, noi voliamo via. La domenica ci fai sempre compagnia. Dice Roma, sei grande, te vogliamo bene. Mi sono un po' perso, però apprezzo comunque. Bentornato nella flotta spaziale. Allora, dobbiamo andare di qua. Eh sì, è Posso l'unica qui passarci? dentro. Puoi passarci che sì, ci puoi passare. Certo, sta macchinina la potevano fare un attimo meglio, Madonna. Non si governa!
Ok. Adesso, un po' pericoloso arrivare con questa cosettina accesa perché fa rumore. Sneaky. Dove l'ho presa la barchetta? L'abbiamo presa ieri, Biasso. Ieri l'abbiamo presa. L'abbiamo presa ai cattivoni. E questa qui è la barchetta che tra l'altro vediamo nel caricamento. Ok, niente scherzi. Nel menu di caricamento. Niente scherzi, dice Ellie. Ma l'audio mi sembra effettivamente più alto, ragazzi. Cioè, o mi sentite bene, è fattibile. Perché su me il suono alto di oggi è dato dall'acqua, ragazzi. Superata la zona dell'acqua, potrebbe tornare semi-normale. Attenzione. Aspetta, Ellie, che vedo una possibilità qui. Vedo qualcosa di interessante. Lascia andare la barchetta e tu ti lanci. Ottimo. Qui nada. Da questa parte le medicine siamo al massimo. Apri il cassettino. Prendi la carta. Vedete che non me l'ha fatta prendere subito? Me lo dava dopo l'opzione. Ecco come si perdono i collezionabili. Forbicine. No, ci serviva il nastro a noi, non le forbicine. Va bene. Ok. E riprendiamo la barchetta, ti dirò. Riprendiamo la barchettina. Ah, mi sa che bisogna aprire. Adesso. C'è la catena, Ellie. Però prima della catena. Io direi un attimo di fare un controllo veloce di questa zona. Perché qui c'è questa porta chiaramente non apribile. Ma si sale da di là. Quindi facciamo il giretto qua dentro. Un po' un bagnetto in queste fogne stantie. L'audio del gioco è quello che ho appena detto, Lorex. Ma se volete ve lo abbasso. Però dopo ci dobbiamo ricordare di rialzarlo. Perché c'è l'acqua, ragazzi. C'è l'acqua. C'è il suono dell'acqua. È fatto apposta, naturalmente. Ok, qua niente. Azz, un signorino morto. Che mi racconti? Qual è la tua storia? Beth, se stai leggendo questo messaggio vuol dire che ho tirato le cuoia. Spero di essermene andato trionfalmente e non per mano di qualche diana del cazzo. Su tutto spero che ricordi dove ho nascosto le scorte. Il codice è 70-12-64. Ricordiamoci, scrivetemelo per favore, 70-12-64. Non è molto, ma è quel che mi resta e voglio darlo a te. Non mollare, firmato Randall. Ok. Allora, quel che lui dice però è... Spero che tu ti ricordi... Ecco la ruota panoramica. Spero che tu possa ricordare dove ho nascosto le scorte. E quindi la mia domanda è: dove le ha nascoste? Ah, lì? Cioè, che figata! Non me sono ben reso conto, ma io ho rotto il vetro, penso, con la canna del fucile che c'avevo dietro. Allora, dobbiamo andare lì. Gli portiamo il carrellino là sopra e saliamo su. Ma prima di salire là sopra vorrei vedere se... E infatti, e lì c'è qualcosina. E andiamo prima da questa parte, va? Tanto dovremmo tornare alla barca, quindi male che va. Ah. Ah. Prendi il coso. Prendi questo. Prendi lo scotch. E basta, però di là non vai. Ah ok, perché questa qua sarà stata una cosa un po' mezza secondaria. Io l'ho visto, ho detto cazzo, sicuramente serve a qualcosa. Non serve di... Non si può portare di qua ed ecco perché hanno messo la cosa a terra. Nemmeno ti direi rompere la finestra per andare di qua. Naturalmente no. Ok, allora andiamo là sotto. Andiamo là sotto e dovremmo comparire dall'altra parte. Bello come si è buttata. Qui dove andiamo? In questa zona che era semi chiusa. Check, Zazza. Tu quante ore ci hai messo a finirlo, Zazza? Indicativamente per sapere. Quindi qua c'è una cassaforte. Secondo me no.
Oh, prendi il cosettino. La vita al massimo. Ah, ecco. Ah! E chi l'aveva vista? Com'era, scusate? 7, 70, 12, 64. 70. 70. 12. 12. Ma per sapere più o meno 64. Quante ore all'incirca? Ok. 64. Stuck. Olè. E che ci sta dentro? Vabbè, oh, buone 14, 17 pillole. 17 pillole veramente gustose. Ce ne abbiamo 62. Ce ne abbiamo 62. Possiamo farci grandi. Potremmo sbloccarci le Molotov migliorate con 62, che non sarebbe male, perché 20 e 40 sono 60 e ce ne rimangono 2. Qui abbiamo già fatto tutto. Questo abbiamo fatto tutto. Questo abbiamo fatto tutto. Qui crea un oggetto al doppio della velocità. Onestamente, te dirò sì e no. È vero che i medici che curano di più mi intrigano veramente molto. Però comunque i medikit non li possiamo fare adesso. Adesso potremmo fare solo questo. Perché per fare già solo questo, poi ci serve 70, quindi ce ne servono altre 8. Per fare queste, altre 40. Diciamo che a livello di priorità è meglio fare il medikit. Quindi per ora attendo il medikit. La creazione veloce non è. Dici di fargliela così. Cioè. Tanto lo dovremo fare, eh. Però me le voglio tenere anche. Cioè, per ora, ripeto, io non ho fatto la creazione veloce, non l'ho ancora messa perché non ho mai avuto chissà quanta fretta nel crearmi gli oggetti. Me li sono sempre riusciti a creare in un momento di calma, non semplicemente quello. E ok. Queste si mangiano, siamo a posto. Allora si apre la porta e si va. 25-30, Va bene. ok. Perfetto. Allora, qui tocca fare la magia però, mi sa, vero? Qui lo so che tocca fare. Perché questa non rimane su, questa scende giù da sola. Ok, no, pensavo che bisogna usare le rapide che stavano là sopra, come abbiamo fatto una volta con un cassetti, un cassonetto là. Eccola lì la ruota panoramica. I comandi della barca alternativi sono disponibili almeno opzioni accessibilità. Vabbè, dimmela di mo. Dimmelo adesso dopo che ho Ci fatto siamo. 7 ore di barca. L'audio adesso va bene, giusto? Non è che si sente troppo l'acqua, eccetera, eccetera. Fa paura che si possa andare da qualche parte, ma non credo. Non credo che si possa andare da qualche parte. Ora l'audio è perfetto. Ok, quando poi finisce l'acqua ve lo rialzo, perché sennò dopo si sente veramente basso. Si è spenta! Siamo. No, no, no! Che è successo? È finita la benzina, Ellie? Non mi di, eh? Ok. Ok. Ah, ma questa roba, scusate, non c'era in un. Seattle Sleepaway House. Non c'era tipo in un trailer. Ah, bisogna andare di là. Ok, no, pensavo. Esplora bene che c'è un sacco di roba. Beh, di qua non ci sono. Non ci sono modi per andare, per fare nulla. Zero. Poi, magari possiamo salire dentro questi palazzi? Perché di qua pure niente. Allora, c'è la strada che ci dice di andare chiaramente di là per la. Per la cosa, per la ruota panoramica, ma. Io, prima di tutto, andrei qui. Anche se questo mi sembra un posto bello grosso. Quindi proverei prima questo qua piccolino a sinistra. Infatti, almeno ci siamo fermati qui. Perché sicuro se
Banco da lavoro. Se ci fermiamo con la barca, ci torneremo. Cioè, la barca non si può mollare, quello è il punto. 60 pezzi abbiamo da utilizzare. Oh, trofeo, argento. Abbiamo sbloccato tutti i banchi da lavoro. Quindi che vuol dire, scusate? E questo è l'ultimo banco da lavoro che trovo. Brutto. Ah, no, non tutti, ne devo trovare 12. Ah, il trofeo oro su tutti. Ok. Ok, quindi ne ho trovati 12. No, no, ok. Allora ho detto una stronzata. Allora, possiamo aumentare la capacità del caricatore del nostro cecchino, il che non sarebbe male, perché porta il caricatore da 3 a 6. E io mi domando, se qualcuno lo sa, magari Zazzo o qualcun altro. Cioè, allora, io adesso, in generale, quando voglio, quando trovo delle munizioni del cecchino, ne posso avere in totale 6. 3 nel ca- Ah no, 9. 3 nel caricatore e 6 fuori. Quindi, aumentare le munizioni che stanno dentro al caricatore, aumenta anche quelle che complessive o rimangono comunque fisse a 9? Questo avrei voluto sapere. Comunque, che cazzo fai? Comunque, poi l'altra cosa che si può fare sul pompa è stabilità e capacità, che pure, te lo dirò, non sono male, 40 e 50 ne possiamo comunque far solo uno. Però, a che punto sono più o meno, Razek? 14 ore di gioco. Non so se dirti dove sono. Anche se la stabilità dell'arco... La stabilità dell'arco, che dirò, pure questa mi intriga. Sulla pistola la capacità per ora direi di no. E stabilità e cadenza di tiro sulla rivoltella, che lo siamo ancora di meno. Io forse punterei alla capacità... Alla capacità del cecchino, anche perché aumenta pure la velocità di ricarica. Io quindi vado su questo. Meccanica bellica, meccanicamente superiore, ragazzi. Sbloccato un goloso trofeo. E niente, quindi io direi la prossima cosa. Le pistole, onestamente, te dirò sì e no. Cioè, ad esempio, la capacità della pistola forse la farei. Perché la capacità della pistola penso che significa anche un aumento delle munizioni nell'inventario complessive, il che sarebbe molto positivo. No, esatto, Zazza. Infatti, quello stavo spiegando. Io non ho attivato il bonus preordine. L'ho scoperto questa mattina, ma credo che ormai sia troppo tardi, giusto? Qui sotto c'è qualcosa. Sad. Ma perché io pensavo che si attivasse. Cioè, nel senso, lo riscatti. Sali Ellie. Ellie. No, Ellie, non mi morì così. Ellie, via da questa cosa. Ellie. Via. Ellie. Porco il peluche. È incastrata nel frigorifero. Naughty Dog, parliamone. Prendimi come beta tester. Te lo assicuro. Cioè, fidati che ci saranno dei riscontri positivi per voi. E insomma, sono ancora qua. Già. Allora, mo bisogna rifare il potenziamento, eh? Ipotizzo. Vediamo un po'. Eh sì. Ma quindi, scusami, Zazza, se io adesso attivassi, dove sono? Su opzioni. Cioè, io non ho capito dove sono questo. Dov'è questo bonus? Ah! Eccolo quello che mi dicevate una volta. Ecco com'è che si modifica la difficoltà, come pensavo io. Ogni singola cosa separatamente, io questo sapevo. Ah, me lo chiedi all'inizio. Ma non lo so, Tata, secondo me...
Secondo me io l'ho attivato all'inizio. Perché tu pensi di no? Cioè, io ti ho detto di no, ma perché pensavo che invece non lo chiedesse all'inizio. Pensavo che dovessi andarci nello specifico. Ma se tu mi dici che me lo chiedeva all'inizio per forza. Ok. Perché non c'è la pistola con la capacità. Ah. E quindi scusa, adesso io potrei salvare Zaza e attivare questa cosa. Come faccio? Da se io salvo, faccio salva. E il tuo autosalvataggio è sempre aggiornato, non mi pare. C'è un modo per attivarlo adesso. Allora, il frigorifero matto non ci andiamo. Qui avevo visto. Ah, ok. Buoni, buoni. Ok, sali un attimo, prendi ossigeno. Dovresti andare in capitolo e iniziare il capitolo, ma ti resetta le ore di gioco, non conviene. Ah. Che cagata. Ma perché questa cosa? Sali su. Penso sia finita la roba etta qua, eh. Non credo che questa porta si possa aprire. Ok. Che tilt, cazzo. Vabbè, non abbiamo ricevuto. Ecco qui, carica tutto. Bravissimo. Carica anche la pistola caricata. Pompa caricato. E stiamo a posto. Io anzi cambierei il pompa e metterei qua l'arco. E va bene. Va bene. Allora, la strada giusta quindi è sempre quella. Bisognerà entrare lì dentro, ipotizzo. Ma entriamo prima qua dietro. Andiamo a scoprire qui dietro cosa c'è. Andiamo dentro. Non penso che ci sia. Dobbiamo entrare qui, però non penso che ci sia altra roba da questa parte invece. Quelle sembrano delle finestre aperte. No, non credo, sono delle texture un po' bruttine, onestamente. Quindi vai, dovremmo poter. Perfetto. E allora entriamo di qua. Ogni giorno che passa la grafica sembra sempre migliore. Ma yeah, allora, oggi non c'ho avuto questo impatto, sai, ma perché comunque qui è tutto oscuro, quindi non è che vedi moltissimo. Invece ieri dicevo, cazzo, ma è questa la grafica? Non me la ricordavo. Pepotink questa cosa. Perché mi verrebbe da pensare che io debba rompere le vetrate. Però sotto ci deve essere qualcosa. E qua non si va. Prendi un po' d'ossigeno. Vai giù. Di qua niente. Ci deve essere qualcosa però da prendere. Dai, è impossibile. Tipo la porta da aprire. Non si apre la porta. No, non credo che abbiano fatto questo posto senza scopo. Ecco. E niente. Porta chiusa. È l'ascensore. A meno che non posso cavalcare lì. Non credo. Non mi sembra una roba. Secondo voi? A me fa strano che abbiano. Che abbiano creato questo posticino così. Perché poi tra l'altro i vetri si possono rompere. I vetri si possono rompere. E però. C'è qualcosa che non mi convince. Magari c'è la barca da utilizzare per entrare in un qualche posto. No, ho sfornato tutto. Sì che sì, fratelli. Vediamo da questa parte se c'è. Qui sopra sembra tipo mezzo. Non so. A me sembra. Siamo, deve esserci un passaggio. Un passaggio? Cioè, è lì. Siamo arrivati. Non è che siamo stupidi che stiamo a far giro, Ellie.
Stiamo cercando di esplorare questo palazzo. Gli hanno dato pure un nome. Dai, no, non ci credo che l'hanno fatto così a caso. Non mi convince questa situazione. Non mi convince. Sono sicuro di perdermi qualcosa. Allora, penso che la strada giusta a questo punto sia quella. Quindi andiamo qui dentro e vediamo un po'. Ah, qui possiamo scendere proprio. Ah, ecco, qui c'è del loot. Ecco, questo luogo mi piace. Proiettilini, pilloline, letterina che non si butta mai. Questo messaggio è per i lupi. Avvertite Isaac e gli altri. Le voci che circolano sono vere. È comparso un nuovo tipo di infetto. Sembra una specie di variante del bloater. Brutto da far schifo. Forse è una mutazione causata dalle piogge torrenziali della zona. Non saprei. Era lento, per cui l'ho liquidato in fretta. Ma quando ho provato ad avvicinarmi per guardarlo meglio, le sue pustole sono esplose. L'intero lato destro del mio corpo è ustionato. Penso fosse acido. Se ne vedete uno che si trascina verso di voi, state indietro. Azz! Quindi vi dirò che questo gentil signore di cui si parla potrebbe trovarsi qui dentro. Ah no, questo non è un passaggio. Ero convintissimo che fosse un passaggio. Ero veramente molto convinto di questa cosa. Ma pilloline ne abbiamo... 71 pilloline? Ah, perché non ce l'ha conteggiate. Non ce l'ha fatte usare. Ah, ok, ci ha resettato... Ci ha resettato... Non è che ci ha resettato pure il loot di prima, scusate. Boh. Creste frecce. Non l'avevo sbloccato? Ok. Quella munizione non la possiamo prendere. Di qua niente, però aspettate. E che fai? Non vai sott'acqua? A verificare se questa porta si apre? La domanda è, quale porta? Nessuna. Nessuna. Tutto uno scherzetto. Ok, perfetto. Quindi riprendiamo la barchetta e andiamo. Il punto è che mo, con questa barchetta mo ci ho fatto cosa che c'è scritto WLF. Quindi se da una parte, cioè siamo un bersaglio per i WLF, perché dicono che cazzo è questa, ma siamo anche un bersaglio per le iene, perché dicono cazzo quella è una WLF, cioè una lupa. Lupa. Una lupacchiotta. Poi è tocca andare. Luci. Cioè, non luci, vedo delle luci. Non le luci luci, ma vedo delle luci. Qui non penso che si possa andare. Dubito. Perfetto. Cazzo. Azz. E mo? Aia. Ma hanno sgamato? Ho sentito, c'è un'altra barca. Vai, 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 vai. Ok. Ok. Ah, non mi hanno visto. Quelli, se la barca, ipotizzo che ce l'abbiano solo i lupi, di conseguenza, quelle sono iene. I serafiti. Potremmo farceli fuori con le frecce per fare silenzio, però stando uno accanto all'altro li sgamano. Cioè mi sgamano. Quindi ti dirò. Adesso facciamo un attimo, ecco, questo giretto matto. Ok. Vediamo se c'è qualcosa da prendere, ma eccolo lì un altro. Andiamo sotto. Vai, 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 vai. Pazzissima, pazzissima Ellie, pazzissima. Veramente infervorata, non si comanda. Non c'era il tasto per nuotare velocemente, scusate. Oh.
Eccolo lì, eccolo lì. Vieni qua, frate. Ok, sono in due. Vieni qua, bro, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Ah, non ho visto un altro che sale di là. A me, io voglio sapere però la signora dove è andata. Ho bisogno di sapere la locazione di quella signora. Eccola lì. E questo invece. Ah, eccoli. Allora, ce ne sono, mi sa, altri. Che vuoi tu? Iecce? La signora me la so persa. E lui qui e io mi avvicino. Mi avvicino. Situazione brutta. Là c'è la barchetta. Mi sa che quindi la barchetta la useremo dopo. Ora dobbiamo farci prima fuori questi. Dove è andato? È quello, beh. Eh sì, è questo qui, è questo qui. La mia paura è che arrivi qualcuno da sotto, ma non mi pare. C'è questo. Che potrebbe arrivarmi qui come la signorina. Ma acce d'erbolina. Troviamo. Momentino di spam. Eccola lì, vedete quella dal basso? E due qui sopra? Ok, devo andare a farmi quella dal basso. Ok. Va bene, va bene. Vieni qua, frate, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. No, sembra un incubo. Troverò Madonna. Come ho rischiato. Volevo usare la modalità. Prima di prenderlo volevo usare la modalità ascolto, ma ho detto no, vabbè, ma ti pare che questo si è avvicinato così velocemente qui? E invece sì, ma che culo che non mi ha visto. Millimetrica la situazione. Allora, penso che lui sia l'ultimo. Lui, lei. Lei. Tocca capire come si muove. Non ne vedo altri, eh. Non famo scherzetti qua. Ottimo. Ho fatto sta corsetta matta. Che sta a fa? Che ha fatto quella? Era quella corsetta. Uff.
Madonna. Orsetta matta, avete visto? Ha fatto... Che cazzo? Perché mi sa... Infatti doveva saltare. Ecco perché. Okay. Oh, lì c'è del loot. Già lo intravedo. Già. Cazzo è? Va benissimo, va benissimo. Brava, Ellie. Allora, lottiamo un po'. No, il macete ce lo teniamo, così abbiamo ancora quello buono, pure potenziato. L'ingranaggio lo prendiamo. Air medikit, cioè la cura, siamo full, non possiamo crearci medikit, niente. Non possiamo crearci nulla, quindi il loot che troviamo o lo prendiamo o niente. Ehi, Jules! Una delle lettere di Jules, che lo stiamo seguendo da 20 anni come storia. Vediamo un po'. Jules, spero che tu riesca a perdonarmi. Eravamo fradici, affamati e infreddoliti quando siamo arrivati al loro accampamento. Una serafita si è presa cura di noi. Cibo caldo, coperte, irradiava amore. Mi ha trattato come una di loro, si chiamava Karen. Il piano era salire in barca con loro e raggiungere Even il mattino successivo. Poi gli spari. La testa di Karen che esplode, il suo sangue che imbrappa. La fuga disperata, Zachary che viene colpito. Erano i nostri, due lupi. Mi sono passati accanto, avranno pensato che fossi il loro prigioniero. E poi in me si è rotto qualcosa. Ho estratto la pistola e gli ho sparato la nuca. Zachary è forte, ce la farà. Abbiamo seppellito Karen e pregato per lei. Zachary mi ha dato un altro nome, Emmet. Dice che significa verità. Mi sono rasato la testa e sfregiato il viso. Jules, non so se mi riconosceresti. Firmato. Ok, ma perché si è sfregiato, cioè rasato, vabbè, ma si è sfregiato per, come dire, vedi che c'era una freccia, modificarsi il volto, tra virgolette, e far sì che quindi nessuno lo potesse riconoscere, anche tra i lupi, ipotizzo. Anche se dovessero trovare altri lupi, questa è una Molotov, che siamo un'altra freccia, siamo full. Vedi che le frecce potevo non crearle, che mo già ne ho create 3 prima, qua ne avrei già trovate 2. Mo si restarta al capitolo. E niente, ma fatemi vedere. Cazzo, voi mi avevate fatto notare, cioè io non ci avevo fatto caso, mi sa Jackie l'aveva detto, che nell'accampamento originale a Jackson, mentre stavamo esplorando all'inizio gioco, Ellie avvicinandosi a un falò stava allungando le mani come un'animazione per riscaldarsi, e io non ci ho fatto caso. E quindi ogni volta che vedo un falò, un qualcosa, ci voglio provare, ma non funziona mai. Ciao Pions. Non funziona mai. E sono tristissimo di essermi perso quella piccola cosetta. Veramente un botto. Allora, forse di qua bisogna andare con la barca. Perché sì, è una strada bella dritta, ci si va con la barca. Quindi prima di andare con la barca, finiamo di controllare la zona a piedi. Ma invece no, vedi che non era ancora fullato di... Vabbè. Jackpot. Altro? Qualcosa dal carrello? No. Mi sa basta. Ottimo, ottimo. Ah, l'avevo visto sbrilluccicare. Quindi. Allora, andiamo qui. E siamo qui sotto. Ah, perché giustamente da questa parte non si può andare. Però fatemi prima controllare. Tipo qui dentro. E stai a vedere che qua si può entrare nel treno. Sicuramente. Infatti. Si può entrare nel treno e ci sarà sicuro del loot. Vediamo. Niente. Nulla di. 21 giorni di watch time. Chi? Glenn? Fogslide. E niente qua. E si va di qua. Va da questa parte. Lo spammetto di watch time, Pions. Not like this. Ah, lì è dove eravamo prima. Ah, è dove eravamo all'inizio, mi sa, penso. Da questa parte ci dovrà essere qualcosa a un certo punto. Oh. Non possono mica avermi fatto questo treno. Ecco. Ah. Interessante. Ok. Ok, allora io penso. No. Potrebbe essere.
Ah no, aspetta, aspetta. Fammo così. Ce l'ho, ce l'ho. Gli fai così. Ottimo. Ti butti in acqua, tanto mica muori in acqua, no? Ho sudato. Ho sudato. Ho sentito quel brividino lungo la schiena che mi ha un po' terrorizzato. Allora, fatemi comprendere dove ci troviamo. Devo trovare la corda. Ah, io l'ho lanciata lì la corda. E allora ho fatto un po' una stronzata. Perché, allora, sono sicuro di una cosa, vi spiego. Sono sicuro di una cosa. Io sono sicuro che si possa entrare in quel vagone. E quello è il vagone importante. La domanda che mi pongo è perché quella corda. Perché in effetti noi potremmo saltare dalla porta lì a sinistra in modo strano, su quella piattaforma, ed entrare nel vagone. Io ho indicato sullo schermo, vabbè, però avete capito, quella piattaforma vicino al tubo. E noi ci andiamo a farlo. Ma la presenza della corda mi intriga. Perché comunque la corda non la possiamo portare in giro, sta per forza lì. Si trova per forza lì. Quindi, dai. Aspetta. Ah no, avevo flashato. Perché quella corda naturalmente non possiamo salire. Ah no, aspetta. È semplice. Si lancia di qua. Semplice, semplice. E da qui fai tipo. Pensavo di poter fare tipo all'Uncharted. Ecco, ecco, questo è il concetto. Vabbè. Gli fai così. Gli fai stop. Ish. Goloso. E mo si sale. E si apre la porticina. Medikit pure, 17 pillole. Ce abbiamo 88. Stepney confirmed. Ciao signore. No, non mi dai nulla, solo munizioni del cecchino che già ho. Cazzo. Letterina. Letterina, letterina. Testoline, ci ha chiamato testoline. Misha. Nuovo personaggio, mai sentita Misha. Ho saputo che sarai tu a sostituirmi. Volevo darti qualche dritta su questo nido. Numero 1. Le iene sanno essere scalte. Non limitarti alla strada, controlla anche i tetti. Hanno anche loro dei cecchini. Numero 2. Non uccidere gli infetti. Le iene che sconfinano dovranno vedersela con loro. E quando avranno rivelato la propria posizione, eliminale. Ho abbattuto un paio dei loro cultisti e sto guardando gli infetti che ne divorano i corpi. È uno spettacolo grandioso. E ricorda, non farti chiudere in un angolo. Lotta per sopravvivere o per morire in fretta. Firmato Beck. Beck non sembra un nome da donna. Mi sembra. Lui è chiaramente un uomo. Beck mi sa di donna, non so. C'era una serie tipo su Netflix in cui una ragazza si chiamava Beck. Perfetto. Sopra naturalmente non si può salire. Noi la corda l'abbiamo presa da qua, che stava attaccata sopra, ma dovevamo farci questa cosa qui. Questo non si può prendere. Craftare qualcosa non si può fare. E siamo a 88 pilloline. Scusate che sono diventato stupido a premere il touchpad. Per andare sul crea medikit migliori, dobbiamo usarne 40, quindi 80 più 30. Quindi ce ne mancano ancora 22. Ci mancano 22 pilloline, dopodiché abbiamo i medikit potenziati. Il che non è per niente male. Detto ciò, abbiamo esplorato e ci si lancia. Stuck. Sali. Andiamo alla barchetta che abbiamo lasciato qua dietro, vero? L'ho lasciata là. Eccola. Ehi, pensi che ci sia una roccia, ma invece non c'è. Aspetta, aspetta. Oddio, ma sai che la vedo? Oddio, aspetta, metto gli occhiali, ma non c'è. Fammi cambiare paio di occhiali, aspetta. E vedi che con questi occhiali... come? Non so. Non c'è. È magia, guarda un po', c'è. E non c'è.
E guarda un po' che c'è. E non c'è. E guarda un po' che... Non c'è. C'è, c'è. Raga, cioè, Naughty Dog, quando vuoi, io sto qua, lo faccio gratis. Mi fai giocare gioco un annetto prima. No problem, cioè, non ti preoccupare, io non mi oppongo. Però aspettate, l'idea dell'ultimo secondo, non è che si sale anche qua sopra? Assolutamente no. Perfetto, andiamo. Hey ho, let's go. Zanetto che paracadute in spalle. E let's go. Abbiamo esplorato tutto prima, quindi perfetto. The Last of Bug potrebbe essere il titolo, potrebbe essere il titolo del video, il titolo del video riassuntino per YouTube. The Last of Bug. Aspettate, perché questa zona qui sopra, Pepo Tink. Allora, penso che da questa parte si possa girare, tipo a un certo punto si entra sopra. Cioè, penso che ci sia il modo per salirci. Vediamo. No, forse era solo un passaggino matto. Sì, penso questo come prima era solo un passaggino matto. Però sapete io cos'è che non faccio mai? E sbaglio. È andare sotto l'acqua. Porco il peluche. L'acqua sicuramente nasconde tante cose. Ma se provassimo ad andare indietro si può fare? Sa di no, vero? Ah, dai! Dai! Tentativo in retromarcia? Tentativo in retromarcia? Quelle là a destra comunque a me continuano sempre a ricordare delle spade laser, ragazzi. Vabbè, si guida veramente de merda, ragazzi. Fatevelo dire. Naughty Dog. Perché non potevi fare dei comandi mezzi normali, mezzi umani? Mezzi, capito? Standard, nulla di particolare, L2, R2, eccetera. Tornaci a nuoto, non ci posso andare a nuoto perché non posso superare comunque quella... quel coso, non me lo fa superare in ogni caso. Bella questa cosa, oh. Penso di non averla mai vista in un gioco, il fatto di abbassarsi così, tipo nel... Cioè, per passare in un passaggio del tipo, che poi sì, potevi anche scavalcare, però... Punto esclamativo difficoltà, Lori, è intermedio, quello normale. Ah, porta chiusa! Unexpected la porta chiusa! 10 pilloline! Possiedi 98 integratori, ce ne mancano solo 12! Ci mancano 12 integratori per poter potenziare i medikit. Ce ne mancano solo 12. Vediamo se ne troviamo altri in giro. Qui niente, qui mi sa che si giocava tipo... Ah, è quello che ti lancia, ti dà la pallina e tu devi lanciarla così, vero? Non mi viene in mente il nome, però. Non ho idea di quale sia il nome. Una sorta di pallacanestro, una sorta di basket piccolino stranino. Fogliettino. Che cos'è? Ah, sala giochi Warner Bros. Notte horror. 100 ticket gratis a chi viene in costume. Trofei speciali per la notte di Halloween. Orrori commestibili. Gara di costumi. Premi spettacolari. Vabbè. Forse non so se anche in inglese si poteva fare sta roba dello spettacolare. Certo. Sarebbe troppo facile. Cosa è successo? Ah, che la cosa è chiusa. Ma no! No! Hanno messo le rapide nell'altro senso.
No, io sto già per vomitare. Io lo so, questo qua è Uncharted 1. Uncharted 1 Remastered 4K. Quella roba lì, ve la ricordate il livello di Uncharted 1 maledetto? Già la sto odiando questa cosa. Buono. Perché non ci vai da quel lato, eh? Eh sì che ci andrai su quel lato. Già sto tutto getazzo glu glu, esatto, sta proprio così. Tutto getazzo glu glu sto. Naughty Dog, Naughty Dog. E che non lo sapevo che c'era del loot qua sotto. Il King, se si può passare, TT2 ci va. Banco da lavoro, un altro. Te dirò. Ma che cos'è questo? Un disegnino di Minecraft? Ah, perché è un cabinato! È un cabinato di videogiochi! Allora, prima finiamo di esplorare tutto e poi vediamo i potenziamenti, che sicuro in giro... Porca troia! Bottiglietta! Ah no, al massimo! No, speravo si potesse giocare! Il gioco del fazzone! Mattoncino! Qui si esplora un po', Qui si esplora un po'. Qui si esplora un po'. Da che parte però? Tocca capire dove. Come si fa ad andare di là? Fino alle 12 la trovi in giro. Devi cercarla sull'isola, Damix. Però potrebbe essere anche forse magari in una zona che tu ancora non puoi raggiungere dell'isola, perché magari non hai gli strumenti per saltare i laghi, i fiumi. Allora, tocca usare questo per salire lì. Ah, per andare sulla finestra proprio. Andiamo. Ah, ok. Pensavo qua a sinistra. Olè. Infetti? La mira di Topolino. Che cazzo è quest'altro top? Quest'altro tizio? Ma che parole? Ma uno non ne bastava. Vediamo la ruota. Allora, munizione di pompa buona. E mi vorrei curare. Il punto è che ci sono le merendine. Ci sono le merendine da prendere. Però Dark, ma mo, cioè, porco il peluche, si potrà tornare indietro? Che devo finire di luttare, devo andare al banco da lavoro. Mica. Merendina buona, manco ci serve il medikit. Il medikit non ci serve da creare, che abbiamo tutte le cure. È pure un altro medikit qua. Ti dirò, per sicurezza, io me lo uso a sto punto. Per sicurezza, che poi almeno
Siamo, ecco, perfetto, ci siamo cullati. Questa l'abbiamo caricata, questo carica il fucile. Avete sentito, vero? Io l'ho sentito. Qui, la cura, merendina gustosa. Grazie mille, cadaverino. Niente altro? Munizione di pistola, siamo al massimo. Perfetto. Sì, dovrò sbloccare la porta, esatto. Allora, però prima voglio... Siamo sicuri di aver fatto tutto, sì? Sì. Sto diventando stupida a girare. Mo' entra di qua. Vai! Vai! Ole. Una giraffa! Il peluche di una giraffa. Qui non c'è niente collezionabile. Buono. Un serpentino. Non ho mai messo gli insetti in questo. Cioè, mai degli insetti, dei serpenti. Pochi animali. Ehi, ah, vedi. Vabbè, c'eravamo belli che fullati comunque. Fortunatamente stavamo già a 3 medikit e abbiamo potuto prendere quell'altro. Qua non si può prendere nulla. Perfetto. E adesso saliamo di qua. Vai. Perlustriamo con calma, eh. Quanto è grande sta zona comunque. Questo si spacca? Unlucky. Cazzo, sarebbe stato bello se ci avessero anche fatto giocare a qualcosa. Buone munizioni della rivoltella. L'alcol, ci creiamo le molotov. Assolutamente. Crane due. Pulite. No! Le potevo trovare. Vabbè, le avrei potute trovare magari. Mi sono sbagliato. Abbiamo trovato le 12 pilloline. Ce l'abbiamo 110 precise. E si vola così. Buonissimo. Cioè, ma guardate che quasi quasi possiamo potenziare. Cioè, non lo so, perché Zaza mi pare mi aveva detto che non si poteva non saremmo mai riusciti a potenziare tutto. Però voglio dire, 40 più altri 20 stiamo a 60, 100, 150, 190 ancora da trovare. Boh, non saprei. Ciao Ross, non saprei. Però sicuro qualche altro potenziamento ce lo riusciamo a fare. Io onestamente questo riguardo questo potenziamento non ho interesse in questo. Io l'unico che voglio fare, seriamente che lo voglio, è questo. Quello di potenziare le molotov. E per potenziare le molotov ce ne servono 60, che credo riusciremo a trovare. Come seconda cosa vorrei farmi questo, più frecce esplosive. A quel punto poi ci mancherebbe solo questo, quindi non so. Cioè... Tu, Zaza, quindi, cioè, finito il gioco, non sei riuscito a potenziarti tutto? Cazzo, peccato, se c'erano le freccette ci facevano giocare. Oh, l'aeroplanino! Belle comunque anche queste ambientazioni, Veramente bello. Allora, dobbiamo andare di là, però... Dobbiamo andare di là? Sì... Penso di sì, ma prima controlliamo qui. Questi si possono rompere? Assolutamente no. Dobbiamo tornare al banco da lavoro, tra l'altro. Dobbiamo vedere se ci sono degli ingranaggi da... Cioè, dei potenziamenti da riuscire a fare con gli ingranaggi. Ma voglio vedere se qua troviamo degli nuovi ingranaggi. Anche se mi sembra tutto... Tutto piuttosto vuoto. E... Buono. Ah. Qui niente. Questa bottiglietta. Un altro ingranaggio. E basta. Ok. Buono, buono. E allora andiamo di là. E mo. Pensavi? Mo ci sarà una cassa. Jules. Oh sì, sono appassionato ormai alla storia di Jules, cazzo. Non riesco a respirare. Troppo orrore. Ci siamo fermati in questo rudere per recuperare qualche scorta dell'ultimo minuto e siamo stati assaliti da un grosso demone.
Stava per afferrarmi quando Zachary gli è balzato davanti, colpendolo con l'accetta. Il demone l'ha afferrato per la testa e gliel'ha strappata a metà. Non c'era più niente da fare, sono scappato, non sono un codardo. Non c'era altro modo. Ora sono solo, ma devo portare a termine il viaggio. Raggiungerò l'isola per unirmi ai miei nuovi fratelli e sorelle. Troverò i genitori di Zachary e onorerò il suo nome. Jules, temo che non ci vedremo mai più. Pregherò per te. Addio, amico mio. Firmato, M. Mi sa che non sono più visti, perché sennò le letterine ce l'avremmo avute noi. Comunque queste piccole storie, cioè, sono veramente belle. Sono veramente belle. Ma veramente, veramente tanto. Allora, questa era la porta che non riuscivamo ad aprire, ma in teoria dovremmo riuscire ad oltrepassarla nell'altro senso. Però qui è dove stavamo prima. Di qua. Ehi. Finalmente. Ah, cioè io comunque sarei arrivato qui. Ah. Io manco l'avevo vista sta cosa. Cioè, per dire, io do la priorità al 100% all'esplorazione prima, quindi manco mi ero reso conto, cioè manco ci avevo provato ad andare lì per tirare la catena. Quindi era per forza da incontrare questo tizio. Questa zona era per forza da raggiungere. No, non puoi salire sopra? Allora riscendiamo di qua. Vai così. Ole. E saliamo sopra. E vediamo. Beh, dei potenziamenti ce li potremmo fare. Forse quello dell'arco che volevo fare sulla stabilità. Oh, tu chi sei? Ma cioè, stiamo al massimo. Ma l'avevamo vista sta zona? Sì, me l'ho perso semplicemente lui. Lui me l'ha proprio perso. Vai. Allora, caro banco da lavoro, oggi vorrei un bel potenziamento. 50 pezzetti. Azz, mi sa che è da 60 la stabilità. È da 60. Quindi l'arco non ce lo possiamo potenziare. Il cecchino è potenziato al massimo. Il pompa potremmo aumentare la capacità. E te dirò, non sarebbe male. Non sarebbe male. La pistola pure la capacità. La rivoltella, vabbè, stabilità a cadenza. Ma la rivoltella non lo sto usando di molto. Non lo sto usando molto. Io prefer... Cioè, così me lo dici? Insta fatto. Insomma, perché non l'ho visto, scusate? Ehi, che cos'è quel coso che ci hai piazzato? Beh, è già molto più fermo, eh. Se metto pure il respiro, quasi non si muove. Beh. Non male. E qui sotto era la roba di prima, ma... Ah, perché adesso effettivamente, infatti, la cosa che poi bisognerebbe fare ogni tanto è, in verità, mezzo... Quando uno si è costruito qualcosa, è mezzo riesplorare al volo, perché magari ti trovi degli oggetti che prima non potevi prendere perché stavi full di tutto. Poi però è... Infatti... Yeah. Guarda qua, un po' godo. Un po' godo. Carica l'arma. No, caricato al massimo. Okay. Ci trovi degli oggetti che magari non... munizioni del cecchino ci servirebbero. Cazzo, prima c'erano nel treno. Degli oggetti che magari non potevi prendere prima perché eri fullato, ma che invece adesso puoi prendere perché hai costruito qualcosa. Infatti, molto buono. Molto, molto buono. E vabbè, io andrei di sotto, no? Andiamo qui. Ricontrolliamo qui al volo se c'è qualcosina, ma dubito, perché qui non mi ricordo cose lasciate, più che altro dietro al bancone forse. Però facciamo un rapido giro qui. Non vedo nulla. Nada. Secondo me dietro al bancone ci potrebbe essere qualcosa. Vai. Di qua. La bottiglia. No. Eh no. Niente. Olè, e si va avanti. A più armi L di ex auditore.
in effetti. Vabbè, il studiatore non è che ne avesse molte poi, eh. Cioè, aveva le lame celate, aveva quelle sorte di pistoline che gli creava. Che gli creava Leonardo da Vinci. Quindi noi adesso dobbiamo andare di qua. Siamo convinti di questa operazione, Ellie? Io per niente, te lo dico. La mia domanda è anche come è possibile che quest'acqua vada di qua e questa arrivi. Cioè, come funziona questa cosa? Ma se io mi tuffo a piedi muoio. Ah no, non posso. Mi scivolo. E ci si vola, ci si prova. Senza paura, senza indugi, ci si lancia. Così. Ci sono passi. Ah, vabbè. Ma questa è ok. Naughty Dog ha capito che se me lo mette le ondine, ma insomma, Uncharted 1 era un po' una merdata come l'avevano gestito. Avevo loot a destra? Come loot a destra? Che me stai a dire? Avevo visto loot a destra. A dove? Non la posso manco lasciare la barchetta qua. Ho visto qualcosa brillare. Può essere di sì, può essere di no. Perché certe volte pure io vedo cose brillare, ma poi mi rendo conto che sono solo dei riflessi sugli oggetti un po' buggati, che sbrilluccicano effettivamente troppo. A seconda di come mi muovo, certe volte lo fa. Qui non c'è niente. Qui dentro niente. Ottimo. A destra pure nada. Qua zero totale. No, mi sa che in questo, mi sa che in questo oceano di ondine non ci si può fermare. Bisogna solo andare. Cazzo, quindi il parco divertimenti è tutto inondato. Ah no, il parco divertimenti sta in alto rispetto al. Ma dove si può andare? C'è un limite sicuramente. Sarà un po', guarda quanto sono alte. Ah, mi si spegne la cosa se vado nella direzione sbagliata. Oh, intelligente però, eh. Esci, esci, Ellie. È scriptato. Oh no, pensavo che fosse perché. Ma arriva un'altra super onda. Dai, dai, Ellie. Ok, ok. No, pensavo che fosse perché si spegneva in. Sali. In alto mare, diciamo. Oddio. Ok. Forza e coraggio. Forza e coraggio. Non ci arrendiamo. Oggi ci mangiamo pasta e parmigiano. L'ho inventata adesso, ragazzi. Già una hit. Già una hit. Si chiamerà proprio Oggi mangiamo pasta e parmigiano. Cazzo, questa roba sulla spiaggetta mi ricorda. C'era un momento molto simile anche nell'uno, no? In cui arrivavamo su una spiaggia, tipo. La barca penso non sia abitabile. Sotto. Ma non si può andare. Di qua. Nemmeno si potrà andare. Ah. E beh. Mi scusi, signora Naughty Dog. Lei mi deve mettere un loot, però. Lei mi deve, signora Naughty Dog, esplicare la motivazione di tutto ciò. Ah, siamo tornati in mare, semplicemente. Sì, siamo tornati solo nel mare. Non bisogna fare nulla, penso, qua sotto. Per solo il mare. Rodina. Ammazza, poi l'ondina arriva da qua addirittura. Stiamo morendo, Ellie. Ok.
Vabbè, io mi fiderò sul fatto che non si possa lootare nulla, però ho quel dubbietto che mi intriga, che mi dice nuota, zitto e nuota. Vedi un po'. Niente nella cabina di comando? Nada? E invece sì. Buono. Di qua. Mi fa andare qui sopra. E qui non c'è niente. Aspetta. Ah. Perfetto, siamo saliti da qui. E di conseguenza qui c'è l'acquario. Qui ipoteticamente ci dovrebbe essere Abby. Da quel che sappiamo. In teoria. Solo personale autorizzato. Chiaramente questa porta è chiusa. Manco a provarci. Quest'altra porta non ci proviamo perché sarà la porta mezza giusta. Prima facciamo un rapido giro di esplorazione. Un rapido giretto. Allora qui va da questa parte. State lutto sulle scale? No. Di qua. Indicazioni per lo per il coso, Indicazioni per l'acquario vedo qui sopra. Eccolo. E quindi sì, si va qua sotto. Però non so. Sono in dubbio. Perché secondo me la strada giusta per la storia è quella. Non avrebbero messo due porte sia a destra che a sinistra chiuse. Quindi per me noi possiamo farci un giretto di esplorazione da qui. Si fa il giro intorno e si uscirà da quell'altra porta. E intanto ci beccheremo del goloso loot. Sicuro. Si sale qui sopra. Sale qui. Cazzo. Si potrebbe entrare, ma noi non entriamo. Noi facciamo la magia ed andiamo. Vabbè, entrare per entrare. Ti dirò. Entriamo. Ok. Prendi qua. Io sono sicuro che a un certo punto ci sarà tipo uno squalo, un qualcosa che sbatte su un vetro e ci fa cagare sotto. Ipotizzando sempre che ci siano ancora i pesci. Perché onestamente c'è un po' di dubbi. Un po' spettrale. Accendiamo la torcia, va? Io accendo la torcia. Questo non è apribile. Si va di là. Si va da quella parte. Beh, quindi praticamente a che serviva salire e entrare da là dentro? Forse perché anche questa porta non si poteva aprire? Da fuori mi sa che questa non si poteva aprire. Però non mi ci fa manco provare. Che ansietta. Ieri c'erano i pesci. Sì, no, c'erano i pesci in giro per il coso. Lo hai visto? Cosa spada? Ah no, ok, ieri pesci. Jonathan, ma se le persone le sapessero usare sarebbe una cosa veramente bella. Invece le persone non le sanno usare. Poi c'è Gianco che dice mandi. Però quella porta lì bloccata da quella parte a me non soddisfa. La porta che stava tipo di qua. Vabbè, andiamo avanti da questa parte. Entriamo dentro. Quel buco. Ma Biasso, considera che il mandarli in privato è un problema, sai. Stream Elements non riesce a starci dietro. Se voi prendete e chiedete tutti insieme un comando in privato, come succede per, che ne so, per Risico ad esempio, lui non ce la fa. I server di Stream Elements non riescono a gestire le richieste. Pensa che sia un bug e quindi non la manda a tutti. Magari su 10 lo manda a 5, lo manda a 4. Perché non ce la può fare. Invece quelli pubblici arrivano e va. Quella è la cosa. Ma perché poi uno può usare il comando solo se sa che c'è.
Cioè, boh, vabbè. Comunque sì, io penso che il punto, il problema non è Stream Elements. Non lo so che cos'è questa roba. Il problema è Twitch. Twitch dovrebbe avere il proprio bot. Sarebbe tutto molto meglio, più funzionale. Avresti sicuramente più opzioni da gestire. E non c'è niente qui. Vabbè. 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 E allora andiamo dentro al buco. Nel blu. Dipinto di blu. Mi fa veramente strano. Secondo me ho perso. Qui ci potrebbe essere qualcuno. Secondo me ho perso qualcosa. Ho perso un piccolo ingresso. Sono convinto. Di qua niente. Ah. Vabbè, tranquillo così. Tranquillamente così si va. Vai. L'audio quindi ancora va bene, ragazzi. Non è basso. Lo sentite che va bene? Questo è tipo un arpioncino. Ehi. Golose. Va bene. Ok. Mi sorprende questa cosa, ma. Ok. Qui sopra. Lì? Da quel lato ci si può andare? No. Sì, no. No, però si scende da qua. Azz. Non fare troppo rumore. Secondo me un bel mostriciattolino ce lo troviamo, un qualche infetto mezzo strano, acquatico. Gli infetti acquatici che sanno nuotare. Quella sì che sarebbe la svolta, Gli infetti acquatici che sanno nuotare, quella sarebbe la svolta. Uno squalo zombie. Cioè, quella è la fine, veramente. E niente, apriamo l'armadietto. Non c'è assolutamente. Pilloline. Buono, pilloline, come stiamo messi? 6. Ok. Vabbè, però, ci siamo belli potenziati. Devo dire, l'esplorazione fa il suo. Dove cazzo sei, esatto. Fottuta Abby. Prima o poi vedrò le luci di qualcuno. Ci sarà un qualcuno in questo luogo. Guarda, non c'è niente. Cos'è questa cosa? Fammi entrare dentro la vaschetta. Non si apre. Allora, te dirò, io aprirei quello ed entrerei là dentro. Altrimenti l'altra cosa è che romperei questo vetro, ma non lo vedo molto rompibile. Quindi cerchiamo di ragionarci. Eccolo. Eccolo il modo. C'ero quasi, dai. Olè. C'ero quasi. E si vola dentro le tubature. Tubature dell'aria, si dice, no? Come si dice? Non si dice tubature dell'aria, si dice impianto di condizionamento? Impianto. Ok. Condotti dell'aria. Condotti di aereazione, giusto? No. Gesù. Cucciolino. Merda. Io considero Biasso quello del Pride. Io lo vedo di due righe e mezzo. Due righe. E io lo so che sono lunghi, ma la cosa. Cioè, io continuo a pensare. Allora, a me. Vi dico al volo, non c'entra un cazzo, mo. Un attimo di pausa. A me dà fastidio la roba dei messaggi di Stream Elements che possono essere giganti, eccetera.
ma sono grandi perché c'è magari tanta roba da spiegare, perché la gente molto spesso non sa come funziona nulla e quindi uno deve spiegare ogni singolo passo. E se Twitch mettesse l'opzione del tipo che c'è un messaggio lungo e clicchi visualizza altro, non sarebbe male. Oppure metti un messaggio che lo identifichi inviato da un bot, il bot ufficiale di Twitch, e lo imposti in un altro modo. Sarebbe molto meglio. Però, vabbè. Allora. Oh, buon, 17 ingranaggi. Questa porta. Ah, non si può aprire nemmeno da questa parte. Qui percepisco un filmatino qua dentro appena entriamo. Un combattimento, un qualcosa. Sto cane non stava qua da solo. Sei pronta, eh? Brava, ha tirato fuori da sola la pistola. Manco ho fatto io. Garza di sangue. Un'operazione c'è Cosa è stata. successo qui? Dei proiettili vedo, mi sa. No, 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 non sono proiettili. Però sì, qualcuno è stato operato. Qualcuno è stato decisamente operato qui. Le bottiglie al massimo. Possiamo costruirci qualcosa con le bottiglie? Possiamo costruirci questo. Va bene, per il resto siamo full. Prendi la bottiglia. Buono. Alcol, garzo, forbicine, tutto. La carica del buongiorno. Ho visto qualcosa. Allora, sono in dubbio. Se premere questa porta. Oppure no. Perché qui. È una zona bella grossa, eh. È una zona bella grossa. Pure questa porta in teoria è mezza premibile, ma. No, perché sai, Zaza, io ho paura di premere. Io voglio esplorare, ma io ho paura sempre di premere la porta che mi fa cambiare zona e non posso più esplorare. È quella la cosa. Oppure invece, magari quella porta s'apre e mi fa esplorare un'altra piccola zona, ma posso comunque tornare qui. Comunque c'è un accampamento. Ah. Quella porta l'apriamo dopo. La pioggerellina fuori. C'è una porta che non ti fa tornare indietro qui. Grazie. Owen Moore. Owen era delle luci. Guarda. E ricordiamoci quel numero, eh. 000428. L'abbiamo segnato, sì? Non l'abbiamo segnato. Ce lo ricordiamo, per favore. 000428. Perché potrebbe magari essere successivamente. Sì, era l'amico di Abby. Potrebbe magari essere successivamente una cosa. Curati. Quando è che ci siamo fatti male? Col cagnolino, beh? Il cagnolino ci ha fatto la bua. Allora, mo. Ah, altra cura. Ok. Un po' godo. Un po' godo che è chiusa. Un po' godo. Allora. Qui c'è il segnale di uscita. Quindi questa qui è proprio un'uscita, secondo me. Invece, al contrario, io penso che quella da questa parte non sia un'uscita. Per un attimo ho visto che faceva un'animazione strana, dicevo, cazzo, no, questa è quella della storia. Quindi ho fatto bene. Che te ridi, Zazo, ho fatto bene. Ho fatto bene, dai. L'ultima è questa. L'ultima è questa. Però. E il fatto che non mi faccia entrare qui dentro continua a farmi strano.
Però non, questa roba ovviamente non si può spostare. Tutto un cazzo. E si va. Ho ballato. Nessuno torna vivo da quell'isola. Quante volte ha rischiato la vita per te? È una sua scelta, io non ci vado, cazzo. Allora resta. Torna indietro. Chi è lei? Non me la ricordo. Fanculo, Owen. Mani in alto. Az. Dov'è Abby? Sei la ragazza di Jackson. Ditemi dove è andata. E se poi ci uccidi? Se accetti di parlare, ti uccide. Voi ne uscirete vivi, mi interessa lei. Cazzate. Tu. Vieni qui. Muovi il culo, cazzo! Guarda che fa un giochetto bello. Quello che ci aveva raccontato. Non fa parlare, fa indicare sulla mappa. Dove si trova? Poi fa la stessa cosa poi con Owen. Se combaciano, vi conviene essere d'accordo. Esatto, se combaciano hanno detto la cosa giusta. Altrimenti no. Che cosa fai? Tanto sarà già morta ormai. Non ne vale la pena. Fermo. Possiamo parlare. Non ti avvicinare. Indicami dov'è. Dimmi dov'è, cazzo. Dio, questa era la cosa che non doveva succedere, però Ellie non doveva spostare la pistola. Tutto un cazzo, non sappiamo niente. Non sappiamo proprio niente. Indica il volo, ti prego, frate. Non gli spara. Dimmi dov'è. Dio. Dove cazzo è? Mi hai sparato alla gola, fra. No, ci credo che sono tutti morti. Ma era pure incinta? Mi sa che era incinta, beh. È Tommy! L'abbiamo trovato! Finalmente! E Jesse? Eccolo! Va tutto bene. Forza, andiamo. Andiamo. Va tutto bene. La mappa! La mappa! Ellie, la mappa! Ma la mappa! Comunque, Diego, grazie mille per l'host. Benvenuti a tutti. Cioè, Ellie, la mappa, ma che... Che carine! Madò che bella comunque come è fatta Ellie. Ah. Basta, ok. Ne avrà un'altra di mappa. No, Pions, avevano... Cioè... Boh... Potrebbero anche averla copiata, eh. Cioè, se la potrebbero essere copiata da altre parti. Però noi ne abbiamo vista sempre solo una. Luttarello in giro non c'è. Ok. Stavo lì, ragazzi, quando Ellie puntava la pistola contro Owen. Dicevo, cazzo, però come fa a puntare la pistola e allo stesso tempo a guardare quel che indica la ragazza? Ho detto, vabbè, tanto indica qua, sta lì, se Owen si muove gli spara. E invece una cosa non doveva fare. Non doveva spostare quella pistola da Owen. Niente, ha spostata, boom.
E nessuno gli ha detto un cazzo. Cioè, assurdo. Comunque, io dirò una cosa. Secondo me, questi filmati qui, qualche filmato, e non tutti, ma qualche filmato, non è fatto in tempo reale. Non è renderizzato in tempo reale, ma è un filmato già renderizzato, sempre col motore di gioco. Questo perché? Perché noi, mentre stavamo entrando nella stanza, avevamo la pistola col silenziatore. E appena è iniziato il filmato, il silenziatore non c'era. E secondo me non c'era nemmeno la modifica che abbiamo fatto noi per potenziare la pistola. Però su quello non sono sicuro. Ma il silenziatore non c'era. E non ha senso. Cioè, se fosse fatto... E quindi, no, niente. Che però non è fatto in tempo reale. Semplicemente quello. Nulla di che. Se fosse fatto in tempo reale, in base all'arma... Cioè, ok che ti prende la pistola a prescindere. Non è che se entri col pompa ti tiene il pompa. Ci mette comunque la pistola. Però se c'hai la pistola col silenziatore... Mi dovresti usare la pistola col silenziatore. Quello intendevo dire. Semplicemente quello. Ha tolto il silenziatore. Non l'abbiamo visto. Sì, lo può aver tolto, sicuro. Però, dico... Tommy? Dove sei? Siamo tornati indietro, perfetto. Pensavo di tagliare dal basso piano qui. Ma dove stanno? Ah, di là mi sa era, vero? Era da questa parte. Eccoli qua. È inutile, sarà tutto ricoperto di neve. No, il tempo di arrivare si sarà sciolta. Eccola un'altra mappa. Dove vai? Però... Mi serviva aria. Fa cose? Voi che combinate? Non si dorme. Dai un'occhiata qui. Pensavamo di tornare via Ellensburg. Ok. Se domani arriviamo a Fall City è fatta. Perché loro ovviamente vogliono tornare indietro. Ehi. Hanno avuto ciò che meritavano. Abby no. Però lei è ancora viva. Sì. Esatto. È quella la cosa. Va bene per te. Deve per forza. E beh, certo. Non muoio dalla voglia di passare di nuovo dall'Aida. Preoccupati piuttosto di come ti accoglierà Maria al tuo ritorno. Le ho fatto di peggio. Comunque, in uno dei quartieri eleganti della città... Ho trovato una collana. Ho trovato una collana. Che collana? Luccica parecchio, penso sia oro vero. Pensi che ci sia oro vero? Sì, è oro. Vediamola. Guarda che so riconoscere l'oro. Come mai questa storia? Allora diciamo che è da parte di tutti? Perché non ti trovi un regalo da solo? Ah, il regalo per la moglie. Comunque è ferito, ragazzi. Non è che è stato morso? Dubito, eh. Come stai? Però... Bene. Ellie. Bene. Bene. Grazie per essere tornato per me. I guai dei miei amici sono i miei. Quello che aveva già detto... Come la fai tragica? Beh, allora diciamo che... mi diverto a tirarti fuori dai guai. Così va meglio. Azz! Merda! Chi è? Jesse, alzati! No! Sulle mani o sparo anche a questo! Non ascoltarla, Ellie! Va via da qui! In piedi! Forza! Non provarci, cazzo! Chiudi quella porta! No! Cazzo! Stop! Basta! Dina deve salvare la situazione, però. Getta l'arma! Getta l'arma! Cazzo! No! No! So perché hai ucciso Joel. Perché? Ha fatto quello che ha fatto per salvarmi. È colpa mia se non c'è una cura, sono io quella che cerchi.
Lascialo andare. Hai ucciso i miei amici. Tu hai ucciso Joel, Vi abbiamo risparmiati. E ci ricambiate così. Tommy, agisci! E mo? Grazie per aver giocato. Papà! Papà! È la piccola Abby. Andiamo. È la piccola Abby. Az, 4 anni prima. Papà! Ok. Ok. La facciamo suicidare al volo. Stuck! Dai una testata, Abby! Stuck! E finisce il gioco. Non sarebbe mai successo nulla. Qua non ti poteva mangiare un lupo a chiotto. Non potevi incontrare un cervo che ti... ti infilzava con le corna. Unlucky, cioè, hai preso la strada sbagliata. Di qua non c'è niente. Comunque sempre belle le ambientazioni nel bosco, Le ambientazioni nel bosco sono sempre belle. Papà, andiamo! Perché fai sempre così? Cack, fianza. Papà! Scoiattolino! Però che palle, non ci fanno mai giocare con uno scoiattolo, con un cagno, con un gattino, un coniglietto. Ma questo è uno zoo. Questo è uno zoo. Non è che è lo stesso zoo? No, perché noi non siamo andati in uno zoo con Joel. Questa porta chiaramente non si apre. Per un attimo dicevo no, dai. Sì. È andato di là il papà, ok. Papà! Che ci vuoi fare con lo scoiattolo, zozzo? Come supero la recinzione? Le giuste cose. Le giuste cose. Esatto, comunque è morto Jesse, cazzo. Mo me ne so già, me l'ero già mezzo dimenticato perché è stato velocissimo. C'erano lì tutti i carini che parlavano. E Dina ancora non lo sa. Dina sta nell'altra stanza con il figlio. Cioè, lei è incinta di Jesse e non lo sa. No, zozzo. Wow. Scoiattolino. Cavolo. E mo, Dina merendina. Cioè, allora, io penso che lì o Tommy faccia qualcosa. Oppure... E dove andiamo? Ah. Oppure... Se c'avevo solo una bottiglia l'ho sprecata? Ah, ecco, fortuna che ce ne sono altre. Oppure, come dire, arriva Dina. Cioè, o arriva Dina o ci pensa Tommy. Questo tanto non è del loot da prendere, ma si può prendere il cassonetto. Oh! Ah, ma guarda, 1978. Virginia. Morta. Questo, se non sbaglio, è un trofeo. Quello di trovare tutte le monete. Dobbiamo salire qua sopra, vero? Fermo. Vai. Che lì non si può andare. Certo che puoi salire, Abby. Okay. Bisogna stare attenti a queste monetine. Dovrebbe essere un trofeo. Corri. Stuck. Ole. Qui sotto non ci possiamo andare. Qui era dove stavamo prima. Questa è la foresta. Quindi andiamo di qua. Entriamo dentro. Az. Ossa rotte. Abby. È il padre. Vedo che sei sporca di fango, tesoro. Anche tu, sai? Dove? Proprio lì. Oh. Secondo me. Sai, tutte le volte che sparisci mi fanno un sacco di storie. Andiamo.
Si preoccupano Jerry. Per la tua sicurezza. Questo bosco è sicuro. Papà. Abby, so che è passata dietro questa fila di alberi. Chi? E? Partorirà a giorni, controlliamo che stia bene e poi rientriamo. Un animale. Un cerbiatto. Te lo prometto. Una cerba. Basta che facciamo in fretta. Va bene. Visto? Ci pensa la mia bambina a proteggermi. Secondo me... Abby. Come sapevi che ero qui? Owen ha fatto la spia, vero? Owen. Ha fatto il suo dovere. Mi aveva dato la sua parola. Cioè, potrebbero avergli ucciso il padre. Non ho potuto parlare. Ecco perché... Ho solo chiesto. Qui si può aprire questa? Vai. Andiamo. Let's go. Hey ho, let's go. Hey ho, let's go. Sarà passata dal parco giochi. Probabile. Andiamo. Ti seguo. Ehi, da un'occhiata. Ecco la monetina. Ah, wow. 1978. Sì. Manca nella mia collezione. Puoi tenerla. Ma solo se mi prometti che è l'ultima volta. Azz. Ok, affare fatto. Sai che non ti credo. Non capisco come mai. Forza, cerchiamo ancora. Papà. Rilassati. Papà, non c'è niente, vero? Non potrai tornare da Owen. No. Aspetta, come? Niente. Ha detto? Solo ho notato che siete spesso insieme. Ah. Più del solito. Da Owen. Lavoriamo insieme. Lavoriamo insieme, se... Tranquilla. L'ho sempre detto che c'è stato un c'era un debole tra i due. Da quant'è che lo sai? Sono tuo padre. Sono amanti. Sempre detto. Per esempio, fate di tutto per non incrociare gli sguardi in mia presenza. Diventate tutti seri. Siete teneri. No, impossibile. E lui ti fa ridere. Solo perché è un cretino. È diventato molto gentile con me. Ed è a disagio quando deve tenermi d'occhio. Quindi ti approfitti di lui? Figurati. Un po'. Figurati. Abby, guarda. Tracce? Tracce fresche. Aspetta. È un modo subdolo per insegnarmi a seguire le tracce, vero? Esatto. Non oserei mai. E invece mi sa proprio che ha usato. Beh, in effetti ti ho trovato. Vero? Sì, ma hai barato. Il fine giustifica i mezzi. Wow. Allora mi ascolti. Hai i tuoi momenti di saggezza. No. Cosa? Che cos'è? Papà, ho trovato qualcosa. È alla faccia di qualcosa. Oddio. Ha già partorito. E che è quella roba? Due serie di tracce. Ah. Papà. È lei. Andiamo. È un morso.